parte la nuova stagione del Teatro Bellini, obiettivi e aspettative. Parte, è il caso di dire, ricordare che parte la 30ª stagione del Teatro Bellini quest'anno, questa che è la 18-19. E parte, devo dire, all'insegna della continuità con gli anni di lavoro degli anni precedenti, ovvero quello della ricerca di un teatro di qualità, di un teatro accogliente, in cui il pubblico continui a vivere questo teatro come una casa e come un punto di riferimento culturale in termini più ampi che vanno al di là dello spettacolo teatrale. E infatti l'attività è fatta anche di tanti altri appuntamenti, di tante attività collaterali che cercano di creare un'offerta complessiva per un pubblico curioso, attento e che in questi anni ci segue con sempre maggiore passione e attenzione. Quali i principali appuntamenti? Devo dire, sono tanti. Gli spettacoli in abbonamento sono 15, ne abbiamo 3 di nostra produzione. In abbonamento parlo della Sala Grande, perché come sapete poi abbiamo anche il Piccolo Bellini, che ha un'altra stagione altrettanto importante legata al teatro contemporaneo. La stagione apre il 19 ottobre con l'orchestra di Piazza Vittorio e il loro Don Giovanni di Mozart nella loro particolare versione. Poi segue una nostra produzione che è Fronte del Porto, con la regia di Alessandro Gassman, protagonista Daniele Russo, che è un titolo e un progetto in continuità con il successo di Qualcuno volò sul nido del cuculo, che aveva lo stesso cast e nucleo artistico. Abbiamo il ritorno di Tony Servillo con il suo Elvira, che è stato qui 2 anni fa, ma intendiamo riproporre per la qualità dei contenuti e dell'interpretazione, e riteniamo che sia il caso che lo veda chi ancora non ha avuto la fortuna di vederlo 2 anni fa. Tornano i Momix, che da sempre sono fidelissimi ospiti del nostro teatro, con Viva Momix Forever in tutto il periodo di Natale. Poi abbiamo Silvio Orlando, abbiamo un'altra nostra produzione che è Tito, un binomio shakespeariano formato da 2 spettacoli: un primo tempo Tito, dal Tito Andronico, il secondo Giulio Cesare, il primo con la mia regia, il secondo con la regia di Andrea De Rosa, che è una costola del progetto Global Shakespeare che realizzammo 2 anni fa. Abbiamo ancora una personale, diciamo, su Emma Dante, che porta qui 2 dei suoi ultimi lavori: uno è La Scortecata, tratto da Basile, l'altro è il suo Bestie di Scena, che tanto ha fatto parlare in tutta Italia. Abbiamo Pier Francesco Favino, che il cui monologo è stato assaggiato dagli spettatori in quel breve momento del Festival di Sanremo. Qui lo potremo vedere per intero. Il testo è di Coltès, La notte poco prima della foresta. I titoli sono tanti, difficile ricordarli tutti. Poi abbiamo Ragazzi di vita di Pasolini, con la regia di Popolizio. Abbiamo la bellissima regia di Claudio Longhi, La classe operaia va in paradiso, tratta dal film di Elio Petri. Abbiamo 1984, dal romanzo di Orwell, il testo distopico per eccellenza, diretto da Matthew Lenton, che è un regista anglosassone fra i più interessanti del panorama europeo. E abbiamo poi questo gruppo interessantissimo sul quale che portiamo per la prima volta a Napoli, e siamo sicuri di fare un piacevole regalo al nostro pubblico. Sono il gruppo dei Carrozzeria Orfeo, che vengono con il loro ultimo spettacolo, che è Cucus Clan, uno spettacolo brillante, divertente, fatto di attori, formato da un nucleo di attori veramente molto molto forti, divertenti, potenti. E ancora, per non dimenticare nulla, abbiamo Così è se vi pare di Pirandello, con la regia di Filippo Dini e la interpretazione, Filippo Dini anche in scena, accompagnato dalla grandissima Maria Paiato. Credo mi sa di non aver dimenticato nulla, e questo per quello che riguarda la stagione di prosa della Sala Grande. Abbiamo l'interessantissimo, l'ultima cosa, che non meno importante anzi, è il Macbeth di Alessandro Serra, che è stato lo spettacolo rivelazione della stagione appena terminata. Questo per quello che riguarda il Teatro Bellini, la Sala Grande. C'è la possibilità di abbonarsi, varie formule di abbonamento, la promozione fino al 27 luglio per chi si abbona prima. Ci si può abbonare a 10 spettacoli, a 14, oppure prenderli tutti a 17,
prendendo i 15 spettacoli del Bellini più due a scelta al piccolo Bellini. Poi abbiamo i prezzi degli abbonamenti dedicati ai giovani under 29, insomma tutta una serie di iniziative che fanno sì che il pubblico possa avere una possibilità di scelta il più ampia e personalizzabile possibile. Quindi una grande stagione culturale per tutti i gusti. Sì, ripeto, fatta oltre che della stagione che abbiamo raccontato, certamente anche di quella del piccolo Bellini, che è altrettanto interessante, dove sono presenti anche in quel caso molte nostre produzioni. Abbiamo il gruppo Vucciria, quello di Punta Corsara, che ormai abbiamo sponsorizzato e sostenuto e continuiamo a produrre. Abbiamo il Creditori con la regia di Orlando 5, un testo di Strindberg che andrà in scena sempre al piccolo Bellini prodotto da noi, e veramente sono altri 20 titoli al piccolo Bellini. Ci tengo anche ad uno in particolare che si chiama Look Like, e ci tengo perché è nato dal lavoro della nostra accademia di recitazione, il cui nome è Bellini Teatro Factory, e questo testo è nato all'interno dell'accademia totalmente con l'allievo drammaturgo che ha diretto, con un allievo drammaturgo, un regista drammaturgo e 5 attori dell'accademia che hanno fatto nascere un proprio testo completo di teatro contemporaneo che intendiamo portare avanti con fiducia, ecco. A tutto questo si accompagnano quello che ho detto prima, cioè tutte le attività collaterali che poi presenteremo anche più avanti, le lezioni di storia. La domenica mattina ormai è diventato un appuntamento molto seguito del Teatro Bellini, perché si alternano: una domenica mattina c'è una lezione di storia, l'altra domenica mattina le lezioni di storia promosse dalla casa editrice La Terza, quindi con i massimi storici napoletani e italiani che affrontano diversi temi della storia. L'anno scorso fu sulla storia di Napoli. E si alternano ai concerti di musica classica dell'orchestra Corallium, che si accompagnano di volta in volta a grandi solisti nazionali. Abbiamo poi la stagione di danza contemporanea, che quest'anno è finita veramente alla grande con lo spettacolo e la coreografia di Van de Gibus, che è stato un vero e proprio evento che abbiamo fatto qualche giorno fa, e daremo continuità a quel tipo di programmazione. Ancora non la presenteremo a breve, quella che è la danza e quella che sono le altre attività collaterali, i concerti. Andiamo avanti anche con la scuola che abbiamo aperto per i bambini più piccoli. E, insomma, è un teatro in continuo fermento per intercettare quelli che sono i cambiamenti della società, del pubblico, del vivere in società, e anche quelli che vogliamo magari proporre noi, che cerchiamo di proporre un tipo di teatro, appunto, in cui un teatro che sia luogo, appunto, come ho detto, di aggregazione, di confronto, di stimolo, e una casa, un punto di riferimento culturale per il pubblico di questa città.